Oggi daremo qualche cenno di biologia delle acciughe e delle sarde. Sono specie pelagiche, cioè specie che vivono nella parte alta del mare, e sono specie gregarie, cioè che si muovono in gruppi. Ecco perché vengono pescati con l'attrezzo, con la circuizione, con la rete a circuizione, che è una rete che tende appunto a raggruppare queste specie, anche perché hanno una particolarità. Tendono a radunarsi sotto le fonti luminose. Si pescano soprattutto in primavera, nel periodo estivo, e quando tendono ad avvicinarsi alla costa e tendono appunto a radunarsi. Sono delle specie estremamente interessanti dal punto di vista organolettico, sicuramente se ne è già parlato, ma qui voglio mettere in risalto il fatto che è un pesce che costa estremamente poco e che ha grandi valori nutrizionali. Una nota che volevo ricordare, secondo il regolamento mediterraneo, il regolamento 1967 del 2006, sono entrambe le specie, sia la sardina che l'acciuga, sono vincolati a delle taglie minime, in particolare che 11 cm per la sardina e 9 cm per l'acciuga.